Ciao a tutti, bentornati. Bentornati per il post partita di Cosenza-Parma, finito 0-0. Avevo poca voglia di commentare questo post partita, oltre che poco tempo, ma lo facciamo lo stesso. Vedete il colore rosso? Vedete il colore rosso perché, nonostante che ci sono note positive, le note negative superano tutto. Nel senso che, allora, io sinceramente mi sono un po' rotto le scatole, per non dir di peggio, che nelle ultime partite l'andazzo sia che in un modo o nell'altro non riusciamo più a essere quelli di prima. Nonostante questo ci va anche tanto bene perché tutte le altre hanno perso e quindi noi addirittura abbiamo guadagnato un punto, però ne potevamo guadagnare tre sulle inseguitrici. Come vedete qui, Eino, che devo dire che per me, un ragazzo che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, però devo dire che questa partita diciamo, è stata ampiamente condizionata dalla sua espulsione, avvenuta per due ammonizioni, quindi doppia ammonizione, prima al secondo minuto e poi al sesto minuto, praticamente si è fatto sbattere fuori. Allora, c'è da dire che l'arbitro Baroni di questa partita è Barone di nome di fatto, nel senso che o padre padrone, padre Barone, vedetelo come volete, o Baroni perché è un baro, forse la seconda come da miniatura, diciamo perché. Da titolo, perché questa partita qua, allora, forse hai il cuore, diciamo che non è il bidone dell'immondizia, ma sarà un uovo marcio. Perché un ragazzo così, un ragazzo giovane, il primo fallo te lo fa ed effettivamente è da ammonizione il primo fallo, ma il secondo fallo, al sesto minuto, me lo sbatti fuori per un fallo che fra l'altro non l'hai neanche fischiato subito, hai lasciato continuare e poi non si sa cosa sia successo, cosa che da regolamento non ci sta molto, questa cosa qua. Poi a un certo punto si vede che qualche giocatore del Cosenza ti ha fatto notare che mo vai al VAR, quello lì è un giallo, quindi sbattilo fuori, non lo so, e alla fine ce l'hai sbattuto fuori. Però ti dico, devi avere veramente il sacco delle uova marce al posto del cuore, perché quel ragazzo qua, alla fine, adesso psicologicamente dobbiamo anche recuperarlo, perché ci è rimasto chiaramente male anche lui, come noi. Cioè, il secondo fallo gli potevi dare il classico rimprovero, occhio che alla prossima ti sbatto fuori. Questo è quello che normalmente avveniva. Ma poi ti dico, buttamelo anche fuori. Arrivo a dirti anche questo, caro signor Baroni. Ti dico, buttamelo anche fuori. Buttamelo. Però dopo, se sei coerente, il resto della partita ti comporti di conseguenza. E invece cosa hai fatto? Allora, adesso andiamo a vedere cosa hai fatto. Allora, Aino ce lo sbatti fuori per una seconda ammonizione che non c'era assolutamente il cartellino giallo e quindi ce lo sbatti fuori. Dopodiché io qua, più che andare a vedere le azioni che sono successe, perché per l'amor del cielo, giocando in 10 contro 11, è chiaro che il Cosenza ha preso anche due traversi, insomma è ovvio, è già un miracolo, siamo usciti con un punto e per me è un punto d'oro. Però andiamo a vedere, al 27esimo abbiamo tre falli consecutivi su Koulibaly, che cerca di resistere all'avversario, andare avanti nonostante i falli. Gliene fa uno, niente, cerca di andare avanti. Gliene fa il secondo, non lo prende neanche il secondo, nel senso Koulibaly resiste. Al terzo fallo, lo tira giù. L'ammonizione, non c'è neanche l'ammonizione, cioè tre falli di fila. Fallo reiterato e insistito su Koulibaly, zero, neanche ammonito. Poi andiamo a vedere. Ah sì, al 31esimo, primo tempo, una delle solite. Diciamo sgommate di Somm, che fa il suo strappo incontenibile, praticamente parte, ne salta tre di fila, sta per arrivare praticamente davanti alla porta, quando da viene placcato tipo Rebby. Risultato di questo? Ovviamente non c'è mica ammonizione, no, è ovvio. Cosa vuoi fare ammonizione? No.
Dopodiché, ah sì, ovviamente, falli continui su per da be anche al 35esimo, nessuna ammonizione. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, passiamo alla ripresa. Nella ripresa abbiamo Florenzi all'89esimo, entra da dietro su Hernani, da dietro, ok? Fallaccio da dietro, solo una ammonizione. Allora anche qua ci stava il rosso, un'entrata da dietro, neanche tipo come l'ha preso, diciamo, Hinault, un po' di sbieco, eccetera. No, Florenzi entra da dietro marcio su Hernani, giallo e basta. Ah, a tutto questo, caro signor Baroni, aggiungiamo 600 milioni di falli su Bernabé durante tutta la partita, perché ovviamente Bernabé fa un po' quel cazzo che ce n'ha voglia degli avversari, e ovviamente l'unico modo che trovano per contenerlo è falciarlo. Solo che lui fa 100.000 falli e praticamente le ammonizioni non fioccano come dovrebbero. Risultato, noi ci troviamo con un giocatore sbattuto fuori al sesto minuto del primo tempo. Dopodiché il Cosenza fa un gioco nettamente maschio e falloso per tutta la partita e ci scappa un'ammonizione o due forse. Basta, cioè l'espulsione per falli da dietro terribili da Tergo e per altri tanti falli che ci sono stati non vengono tirate fuori. Quindi il risultato è che noi restiamo in 10 tutta la partita e il Cosenza non perde un uomo neanche in 90 minuti, quando lo meritava sicuramente. Nonostante questo, finisco e lancio il taccuino. Nonostante questo, io sono contento. Voi direte, ma il colore perché è rosso? È rosso perché mi sono veramente rotto il cazzo di pareggiare delle partite o roba del genere quando dovrei vincerle. Perché questa partita a Cosenza, noi se restavamo in 11, la portavamo a casa, la vincevamo ma tranquillamente. Quello è il discorso. Cioè, il Cosenza ha avuto delle occasioni perché ha giocato in 11 contro 10 per 90 minuti. Se no la nostra porta manco la vedeva. E quindi noi abbiamo perso 2 punti oggi, quindi è per questo che è rosso. Positivo invece c'è che il Parma ha portato a casa un punto che poteva anche non portare a casa, perché quando giochi comunque in 10 contro 11 per 90 minuti, o 95, quello che sono, però togliamo i 6 di cui c'è stata l'espulsione, sono comunque 90 minuti in 11 contro 10. Quindi il Cosenza in teoria poteva tranquillamente portarla a casa. Quindi sono contento comunque che la squadra abbia resistito, portato a casa un punto, che è un punto comunque guadagnato. Sono incazzato perché adesso ogni partita ne succede una. Una volta uno fa il colpo di tacco in fuorigioco, gli danno gol buono. Stavolta c'è questo qua che ci sbatte fuori il giocatore subito per doppia ammonizione. E poi è mica finita, perché contro il Palermo ci manca un rigore. E poi adesso me ne dimentico tante, ma le ultime 4 partite è uno stilicidio. Quindi allora il Parma, come al solito, non si fa sentire. E vabbè, e il risultato è che comunque noi siamo stati penalizzati. Quindi 4 partite e siamo stati penalizzati. Adesso niente, rimbocchiamoci le maniche. Dobbiamo vincere assolutamente in casa contro la Ternana, ma assolutamente, cioè lì non ci piove, lì non deve esistere nessun caso strano, rosso, cioè lì basta, avete rotto veramente il cazzo con questi arbitraggi qua, avete veramente rotto il cazzo. Quindi con la Ternana è un solo risultato, cioè 3 punti, vittoria e basta. Poi a Brescia, che è l'ultima dell'andata, per me ci può stare di tutto, 1-2. E per me è facile che non andiamo oltre il pareggio, però mi andrebbe anche bene, devo dire. Quello che fare la vittoria sarebbe veramente un bel regalo, cioè farne 2 di fila vittorie vorrebbe dire veramente tanto. Perché Brescia è imprevedibile, in casa può vincere come perdere, quindi vediamo cosa succede. Niente, ragazzi, sono stanchissimo, giornate terribili in questi giorni, e quindi io vi saluto, vi ringrazio, andata via anche la luce. Alexa, accendi Sicomago 2.
Decine raggi accesi, vabbè. Alexa, accendi faro 2. Boh, vabbè, detta questa con Alexa, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Ditevi cosa ne pensate. E no, io ti perdono, però cerca di entrare in campo, un po', cioè, apprezzo il carattere, però non puoi partire a mille in quella maniera. Lì dopo 2 minuti hai fatto un fallo da giallo dopo 2 minuti, Poi dopo quello stronzo lì che ha arbitrato, praticamente ha deciso che tu dovevi andare fuori, no? Quando nel 90% dei casi, se non 95, di solito un giocatore viene redarguito, se lo stesso che ha fatto un fallo e ha beccato il giallo dopo 2 minuti, se te ne fa nato dopo 4 minuti, inizio partita, di solito viene redarguito, salvo che il fallo sia clamorosamente da giallo, ma datelo vedere, non c'è. Niente, un saluto, Forza Parma, ci vediamo alla prossima. Ciao, buona serata a tutti. Ciao.